Buongiorno a tutti, stamattina raga, mamma mia, queste crepe mi hanno fatto letteralmente dannare. C'era questo tipo da più di mezz'ora, ma poi non è mai successo che si sono attaccate tutte, cioè solo queste qui sono venute un po' più decente, ma le altre ragazzi sono completamente rotte. Eppure ho spruzzato comunque il burro zero, ma niente raga, ma io cioè, sono proprio sicura che sia la padella perché comunque ce l'ho da tantissimi anni e la utilizzo sia per le crepe che per cucinarci, cioè la utilizzo anche 2 o 3 volte al giorno, quindi secondo me è la padella che ha perso comunque l'antiaderente. Comunque stamattina sono venute molto buone queste crepe, le ho fatte con la farina naturale, a parte perché la devo smaltire perché l'ho da tantissimo tempo aperta. Ma perché a mia sorella fa impazzire. Comunque, come avete visto, questa qui è la crema della Platinum Cocco e latte che è crunchy. Mamma mia, raga, proprio buono. Non sbrodola tanto perché dentro ci sono proprio i pezzi di cocco, però è buonissima. Buona. È comunque solida. Quindi l'ho fatta riscaldare un po' sulla pentola, ho girato la crepe e ho messo un po' di crema. Comunque è troppo buona. Niente raga, stamattina sono le 9, mi devo muovere perché devo fare la locandina per quanto riguarda Magical. Devo editare un attimo le foto, le devo anche pubblicare. E per le 10:30 viene la mia amica che dobbiamo andare al comune a ritirare la carta d'identità che ci hanno chiamato ieri. Non era in programma questa cosa di scendere stamattina, però fortunatamente oggi non devo consegnare nessuna spedizione, eccetera, quindi va bene così, ne approfittiamo e andiamo un attimo. E poi... Che rumore? E poi ritorno. Volevo fermarmi anche al supermercato a fare un po' di spesa, però poi vi farò vedere tutto. Quindi oggi sarà un vlog barra What It Ne Day molto molto movimentato e sarà un What It Ne Day, ragazzi, secondo me vi piacerà molto perché voglio fare un paio di ricettine, ma oggi faremo tutto insieme, oggi pomeriggio proveremo varie cose, quindi mi fermo qua, mi vado poi, finisco di fare colazione, faccio tutto quello che devo fare, mi vesto e ci vediamo direttamente quando mi sono finita di vestire perché altrimenti, ragazzi, questo video viene già tipo 50 minuti di vlog, ed è... no, 50 minuti no, quindi a dopo. Ma raga, pronta, vi faccio vedere l'outfit, mi sono truccata veramente stamattina alla veloce, poi ovviamente mi devo mettere la mascherina nera che devo prenderla di là, devo prendere anche una busta per la spesa. Comunque questo è il giubbino nuovo, quello lì che vi feci vedere nell'ultimo try on haul di Bershka, eccolo qua, solita borsa, ho messo questa maglietta, è stata la prima... È stato il primo maglioncino che ho trovato stamattina, questo color bordeaux barra viola. Cioè, guardate la nuova cover che mi ha regalato la mia amica, troppo bella. E poi questo pantalone beige che è super super vecchio, oddio, non mi ricordo se è Pull&Bear o Bershka. E poi scarpe, adoro, queste sono le Puma? Dubbio, ma sì, penso di sì. E poi ho messo questi orecchini che sono dei nuovi arrivati. Cioè, guardate che belli. Con il pesetto. Ok. Chiudo il giubbino, prendo la busta e vado. Mi devo muovere perché poi dobbiamo andare anche a scuola. Vediamo se riusciamo a ritirare il diploma. Andiamo in posta. Oggi è proprio giornata commissione, quindi vado, vado. Sono andata all'Eurospin, da come potete vedere non ho preso niente di eclatante, però ve lo faccio vedere. Ho preso 2 confezioni di albume, che raga servono sempre. Poi ovviamente ho preso la mia insalata preferita, che chi mi segue già lo sa. E poi ho preso una confezione di tagliata di petto di pollo. Ho speso in totale 7,15 € una cosa del genere. E quindi fatto. Allora raga, vi faccio vedere, ecco per dirvi, poi vi spiego anche dopo una cosa. Vi faccio vedere. Oggi spaghetto con le vongole, quindi qua mi sto facendo lo spaghetto a vongole, poi ci sta l'acqua per la pasta. Ecco perché ultimamente non vi sto facendo più What It Ne Day, perché
Mi ero prefissato i piani in una maniera, poi mamma ha fatto lo spaghetto e vongole, quindi va bene così, lo mangerò anche io. E poi stasera penso che o mi mangio l'orata al forno oppure rimango quello che mi volevo mangiare e farvi vedere, volevo far vedere una cosa stasera. Comunque vabbè raga, io non mi posso mai programmare niente perché ogni volta ci sono tantissimi cambi di programma, come per esempio stamattina, però il bello è anche questo, no? Che io vi porto e vi faccio vedere proprio le mie giornate come sono. E niente, adesso sistemo tutto perché ho fatto un caos stamattina nella cameretta e ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Però oggi pomeriggio proveremo una cosa insieme. Mia raga, troppo troppo buono, adoro. E niente raga, adesso aspetto un po', mi metto un po' comoda perché veramente sto correndo da stamattina. E oggi pomeriggio devo fare un po' di contabilità, cioè no, oggi pomeriggio tra giusto mezz'ora devo fare un po' di contabilità, devo registrare dei nuovi articoli che sono arrivati e devo fare un po' di foto per quanto riguarda lo shop, devo confezionare un po' di cose, quindi oggi sarà un po' così, quindi penso che ci sentiamo direttamente oggi pomeriggio con la merenda per provare insieme due cose, che poi sarebbe la stessa cosa, però sono due marchi diversi. E niente, raga, quindi ci vediamo direttamente oggi pomeriggio perché almeno mi dedico a queste cose e poi chiacchieriamo un po' con la merenda. Beh, io ho ancora qui la box per quanto riguarda tutte le mie golosità. Volevo provare insieme a voi queste due cioccolate zero. Eccole qui, oh, che non le ho mai 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 provate. Non ricordo neanche i valori, però le volevo provare insieme a voi. Infatti mo prendo il cavalletto e le andiamo a provare. Eccole qui. Choc Zero, questa qui, sinceramente raga volevo provarla anche se secondo me sono abbastanza uguale, però le proviamo, vediamo anche un attimo la differenza, quindi andiamo. Invece di essere l'ora del tè, è l'ora della cioccolata calda. Allora iniziamo a fare prima questa qui della Fabri, che è quella lì zero, quindi rispetto a questa qua di San Martino è diversa perché questa è zero, infatti dopo con la luce vi dico anche i valori e tutto, quindi alla fine raga entrambe si fanno lo stesso modo alla fine, sì. Alla fine dentro trovate 4 bustine da 25 grammi l'una e poi dietro è sempre riportato tutto, così in tal caso voleste buttare comunque lo scatolino avete comunque tutto scritto qua dietro. Allora raga, quindi prendo una bustina e verso all'interno, subito dopo vado a metterci il latte che sarebbe 120 ml. E poi vado a mescolare. Raga, devo dire la verità che l'odore è buono alla fine di cioccolato, niente di eclatante, però non vedo l'ora di provarlo. A volte una cosa diversa, anche se so che anche Cio Bar ha fatto quelle zero, voi queste qui le trovate su AS Food. Allora, raga, eccoci qua con la recensione. La prima che andiamo ad assaggiare, che sta anche mia sorella, è quella lì della Fabri, che sarebbe una cioccolata zero, infatti 0% di zuccheri aggiunti, fonti di fibre, gluten free con estratto di stevia. E questo è il gusto classico. All'interno ci troviamo 4 bustine da 25 grammi. Vi dico i valori per 100 grammi, che poi alla fine, raga, non so proprio se 100 grammi, perché considerate che io ho preso 25 grammi, quindi la metà della metà. Più della metà, comunque alla fine vi dico i valori per 100 grammi, ha 74 calorie, quindi già per 100 grammi calorie veramente molto basse, grassi 1 grammo, carboidrati 10 grammi, fibre 3,6, proteine 4,7, quindi considerate che per 25 grammi non avete neanche 1 grammo di grasso, cioè quindi alla fine è fantastica comunque rapportata a quella lì originale della Cio Bar. Ok raga, Proviamo? sì, proviamo, vai. Già si è Addensato, ovviamente addensato. proprio dalla ciovare si fa proprio la patina sonora, Mamma mia, bella. no? No, mi si è addensata proprio qui qua sopra.
A me perché era rimasto più della pentola sopra, perciò. Allora, la stevia si sente, io la sento. Io non sono capace di Io riconoscerla. sì. Però è buona. È un po' amarina, però non tanto. Però poi dopo vediamo pure l'altro, assaggiamo. Ancora No, non l'ho mi piace, lo fatta. sai? Buona. Però ovviamente, ragazzi, prima di darvi un giudizio tra le due, devo provare anche l'altra. Però devo dire che è buona. Forse la Amara. stevia è questo Bravo, retrogusto. retrogusto, tipo di dolce finto, che tipo di Sì, è sfumato. vero. Retrogusto tipo sfumato. Però pensa tipo con dei biscotti sbriciolati dentro, tipo una gocciola. Però alla fine è buona, no? Mamma mia. No, si può mangiare, buono. Però si sente il retrogusto di stevia. Dopo vediamo l'altro. Poi in base all'altro, raga, Questa è vedo della se può Fabri. muovermela, può muoverla. Quell'altro invece è San Martino. Che non è zero quella. Più Quindi dovrebbe essere più buona. buona. Però questo pure è Ma è buona, buona. Raga, considerando comunque eh. Oh, che zero, i ma valori, cioè buono. raga, manco un grammo di grassi, cioè non c'è, cioè quindi è fantastica. Però non sentirti in colpa. Mamma, tu caffè? Grazie. Buona. Poi ci vuole, ah, sulle 6, mamma mia. Ok, raga, vado a fare l'altra. Buona. A me è Sostituiamo piaciuta. invece della tisana, i poveri. Ok, Ok. facciamo Ci la tisana. sta, di sicuro la riacquisterò. Buona. Ok, raga, vado a fare la seconda, solito procedimento. Quindi vado e torno. Raga, già da come potete vedere, io subito me ne sono accorta appena ho versato la polvere. L'altra era molto più scura rispetto a questa qui. Questa ha più la consistenza, l'odore del ciobare, cioè è uguale come odore e anche abbastanza la consistenza e il colore. Infatti, cioè comunque da considerare che questa qui della Fabri è zero. Invece questa qui della San Martino, volevo già dirvi che questa è 125 grammi. Ah, è 100 grammi. Allora, questa per 100 grammi, però voi dovete sempre considerare che è 25 grammi alla fine il valore di una bustina. Comunque, questa per 100 grammi ha 108 calorie, 3,6 grammi di grassi, carboidrati 20 grammi, di cui zuccheri 3,7, polioli 11 grammi, di cui amido 5,3, proteine 3,4. Quindi alla fine, ragazzi, i valori alla fine siamo Sono buoni. là. Sì, cioè, considera 25 grammi che avrà. 30 grammi, 30 calorie, 40 calorie, cioè alla fine siamo lì. Ovviamente però questo è zero e quello no, però alla fine raga cambia veramente di una sciocchezza tra le due per quanto riguarda ovviamente i valori. Voce. Voce? Ok raga, questa si è proprio addensata Pura mia. tantissimo. Proviamo. Ok, proviamo. Questa voce. Questa è proprio buona. Bella liquida. Questa sì, cioè raga, ovviamente è molto più buona. Ma questa non si è raffreddata subito. Ovviamente è molto più buona rispetto all'altra, perché proprio raga, stiamo parlando alla fine, sì, due prodotti uguali ma un po' diversi, perché comunque zero è normale. Però alla fine, raga, anche i valori di questa normale sono buoni, eh. Addirittura è buona. No, è buona. Però anche l'altra era buona. Era un po' più Amara. quel retrogusto, però comunque era buona. Però ovviamente io preferisco questa perché l'altra si sentiva comunque il retrogusto di stevia, vi lasciava un po', si sapeva, si sentiva raga che era proprio un prodotto zero. Invece questa buona, No, non ci capisco niente qua non mi dietro. piaceva. No, è buona la frutta, Piaceva la sempre con il latte, consistenza. quella la consistenza è bella. Ok, l'altra era molto più liquida, Mi è questa è molto più piaciuta pastosa. questa merenda. Buona. Questa anche la sera. Io per il mio gusto personale preferisco questa di San Martino. Però alla fine, raga, sono entrambe molto buone, chi per una cosa e chi per un'altra. Quindi niente, noi ci vediamo direttamente stasera con la cena che io non so. I gamberetti sicuramente come fonte proteica, però non so, penso un po' di insalata vicino, qualche granetto, non lo so, raga, veramente non lo so. E quindi niente, raga, ci vediamo dopo con la cena. Ciao!
alternativa di cena super veloce. Cioè, raga, guardate qui, oggi per scendere un po' mi sono screpolata completamente il labbro. Raga, una cena abbastanza semplice, veloce, buona, bilanciata, perché poi avete visto ci ho aggiunto comunque alla fine due cucchiaini di olio, gamberetti, insalata, crostini. Non so perché stasera li chiamo grissini, però devo dire la verità, molto molto buona. E niente raga, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, anche se molto semplice, spero che nel mio piccolo vi abbia fatto un po' di compagnia e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!